È con piacere che vi do il benvenuto. Dobbiamo stare a casa, è un dovere, ma questo non ci impedisce di parlare della Pinacoteca Civica Marco Moretti e in particolare oggi vi propongo il maestro Arnoldo Ciarrocchi. Vediamo la sua storia brevemente e vi dirò anche qualcosa sull'annessa ex chiesa del Santissimo Crocifisso, diventata un'estensione della Pinacoteca, uno spazio dedicato al maestro Ciarrocchi. Forse si vede meglio così. Civitanovese doc, Arnoldo Ciarrocchi nasce a Civitanova Alta nel 1916 da Aurelio, tipografo e poeta dialettale, e da Maria Sarta per signora. Studia all'Istituto d'Arte di Urbino e poi all'Accademia di Roma. Dopo la guerra nel 1946 riprende la sua attività di incisore e pittore, lavora come torcoliere presso la Calcografia Nazionale. Nel 1956 ottiene la cattedra di incisione presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli e poi presso l'Accademia di Roma, dove insegna fino al 1980. Intensa è la sua attività espositiva: Milano, Venezia, Roma, Bologna, le Biennali di Venezia, le Quadriennali di Roma, il Museo d'Arte Moderna di Città del Messico. Nel 1962 ottiene il primo premio per l'incisione all'ottava quadriennale nazionale d'arte di Roma. Qualche anno dopo gli viene riconosciuto il primo premio per l'incisione alla Biennale di San Paolo del Brasile. Poi nel 1977 gli viene conferito il diploma di benemerenza della Scuola della Cultura e dell'Arte assegnato dal Presidente della Repubblica e poi nel 1993 viene nominato accademico alla prestigiosa Accademia Nazionale di San Luca. Arnoldo Ciarrocchi si ritira a Civitanova, all'Asola, fuori dal caos, continua così a lavorare, a dipingere, a incidere le dolci colline marchigiane, il mare, la sua amata città. La sua carriera d'artista è lunghissima, prolifera, è costellata di successi, celebri paesaggi luminosi, inconfondibili i suoi ritratti, raffinatissime le incisioni. Questo è un ritratto ad olio di Rinalda, della moglie. Ancora ritratti ad acquerello e a china. Questo è un autoritratto che lui ha eseguito negli ultimi anni di vita, dopo aver avuto la malattia, quando cambia totalmente la sua tavolozza coloristica. Questa è un'acquaforte che abbiamo in Pinacoteca, è un paesaggio, come vedete, una casa colonica marchigiana. Questo è un acquerello, sempre della collezione della Pinacoteca, vedete le colline marchigiane e Civitanova Alta. Ancora un'incisione. Questo sempre è un quadro ad olio con Civitanova Alta sullo sfondo, è sempre della Pinacoteca. Vedete pennellate corpose, pastose. Un altro ritratto. Questo è un altro quadro ad olio che abbiamo sempre in Pinacoteca, sempre Civitanova Alta, e qui è raffigurato il padre Aurelio. Un altro ritratto della moglie Rinalda.
Questo è sempre dell'ultimo periodo, vedete che cambiano totalmente i colori, ricordano un po' i pittori fauve. Perdonatemi, ho saltato. Questi sono dei taccuini con incisioni, acquerelli, schizzi che sono esposti appunto in Sala Ciarrocchi in Pinacoteca. Un'altra incisione. Un altro olio che abbiamo sempre nella nostra collezione. Ritratti. E qui Annibal Caro con il padre di Arnoldo, Aurelio. Questa è di una collezione privata. Ancora schizzi a penna, matita, acquerellati. E questo è l'ingresso di Sala Ciarrocchi, l'ex chiesa del Santissimo Crocifisso, che è proprio attigua alla Pinacoteca. La sua carriera d'artista è lunghissima e prolifera, è costellata appunto di successi. Le sue opere, come abbiamo visto, possono sembrare facili, ma sono in realtà complesse, culturalmente composite, sono il risultato di una lunga, costante e minuziosa ricerca. Nel 1997 la sua città gli dedica una mostra antologica curata dal professor Giuseppe Appella. Arnoldo Ciarrocchi muore a Civitanova nel 2004. Nel 2009 il comune acquista la chiesa cinquecentesca del Santissimo Crocifisso, amplia il museo e dedica questo spazio allestito dall'architetto Marco Pipponzi con l'intervento di ICA S.P.A. e dedica appunto questo spazio al maestro Ciarrocchi. In questo spazio, raccolte ed elegante, vengono esposte di volta in volta, grazie alla collaborazione della famiglia Ciarrocchi, le opere del maestro, attraverso le quali vogliamo, con sottile ironia ma anche con puntigliosa ricerca storiografica, raccontare non solo Ciarrocchi ma anche la terra, questa sua terra tanto amata, gli incontri e la gente. Questo è l'interno di Sala Ciarrocchi, questo è un grande dipinto ad olio su tavola che è stato acquistato dal comune di Civitanova nello scorso novembre, nel novembre del 2019, e è stato appunto acquistato per la Pinacoteca. Vediamolo più da vicino. Questa ancora l'esposizione dentro Sala Ciarrocchi, con acquerelli, ritratti e opere ad olio del maestro. Ancora un pannello con altre opere, sempre Sala Ciarrocchi. Un insieme e l'altro lato, incisioni, sono sempre ritratti. Ecco, e questo è il quadro Annibal Caro e la Speranza, che è stato acquistato nel 2019 dal comune per la Pinacoteca. È un quadro di grandissime dimensioni, datato 2001-2004. Ciarrocchi veniva fuori da una brutta malattia che lo aveva allontanato dalla pittura per diverso tempo, riprende a dipingere e
cambia totalmente, vedete la sua tavolozza coloristica, ma si impegna a concludere, a portare a termine quest'opera davvero grande e importante, dedicandola appunto ad Annibal Caro, come tante altre opere di Ciarrocchi, dove figura sia Annibal Caro che il padre Aurelio. Ecco, questo è Annibal Caro, questo giovanetto è la Speranza, il suo autoritratto, il ritratto della moglie Rinalda, il ritratto del padre Aurelio e in lontananza Civitanova Alta. Questo è un particolare. E con questo immagine di Arnoldo Ciarrocchi al Pincio di fronte al busto di Annibal Caro, felice di essere stati in vostra compagnia, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta.